Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete ci sto a malapena perché qua ho un pacco veramente veramente importante dal punto di vista delle dimensioni, e al suo interno abbiamo un piano ad induzione della Vevor, questo marchio che vende veramente di tutto, di cui c'è uno store dove trovate veramente di tutto, anche cose veramente assurde. Con loro ho già collaborato con altri prodotti, vi lascio qua sotto comunque tutti i link in descrizione, sia del sito per andare a vedere i prodotti che loro trattano e che loro ovviamente vendono col loro marchio, e anche ovviamente di lui. Questo piano ad induzione che secondo me è venduto ad un prezzo veramente interessante, trovate qua sotto il link in descrizione con anche un codice sconto. Quindi a questo punto direi di non perdere altro tempo e vediamo cosa troviamo all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Abbiamo un ottimo imballaggio con polistirolo e angolari in plastica per proteggere il piano cottura, che troviamo subito sotto al coperchio, e poi troviamo un sacchetto con le viti, le staffette e la spugnetta, tutto per il fissaggio. Ed ecco qua il piano ad induzione della Vevor. Vevor me l'ha inviato perché ha visto nelle mie storie che avevo messo ed installato i pannelli fotovoltaici, quindi mi ha chiesto se ero interessato a portare sul mio canale un piano ad induzione. Ovviamente il bello dei piani ad induzione è che sono totalmente touch, quindi non c'è tasti, non c'è niente, e questa è una parte tecnologica che li rende veramente interessanti, almeno dal mio punto di vista. Questo piano ad induzione della Vevor è venduto a circa 180 euro, trovate tutti i link e i codici sconto qua sotto in descrizione, ed è un prodotto per questo prezzo secondo me veramente interessante. Allora, abbiamo 4 punti di cottura, 2 con una potenza maggiore rispetto agli altri due, sì, perché questo e questo hanno una potenza di 1500 watt ognuno, con la possibilità di un boost andando a premere l'apposito tasto che li fa andare fino a 1800 watt ognuno, mentre questi due sono più piccoli, quindi meno performanti dal punto di vista delle prestazioni di potenza. Loro hanno una potenza massima di 1200 watt con un boost che li può far arrivare fino a 1500 watt, quindi questa diciamo è la loro potenza massima. Poi ovviamente si va a scendere in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare e cosa dobbiamo cuocere, perché non è che si cuoce tutto alla potenza massima, quindi questo però è quello che può fare al massimo delle sue prestazioni. Per quanto riguarda le sue dimensioni esterne, è lungo 59 cm ed ha un'altezza di 52 centimetri, mentre per quanto riguarda l'incasso, adesso andiamo a vedere la sua parte posteriore per vedere le misure per andare ad incassarlo all'interno del nostro piano cucina, e poi vediamo anche come è costruita la parte sotto di questo piano cottura. Ed ecco qua la parte posteriore. Allora, per quanto riguarda l'incasso, quindi per quanto riguarda il foro che dobbiamo avere sul nostro piano cucina, dobbiamo avere un foro che ha le misure di 56 centimetri di larghezza e 43 centimetri per quanto riguarda l'altezza, quindi il lato corto. Questo è il foro che serve per andare ad incassare questo piano cottura. Qua sotto vedete abbiamo le ventole di raffreddamento del sistema, che ovviamente partono in automatico quando lui ha bisogno di raffreddare il sistema di cottura. Praticamente vanno quasi sempre perché devono tenere raffreddato tutto il sistema di surriscaldamento ad induzione. Poi per quanto riguarda invece il nostro cavo di connessione, abbiamo un cavo a 4 fili, però ovviamente tipo nella mia abitazione non mi servono 4 fili, perché comunque ho una presa a 16 ampere classica, e infatti nelle istruzioni è possibile andare a collegare appunto un cavo come questo anche in una presa classica, quindi andremo ad utilizzare il cavo grigio e blu che andranno uniti insieme, anzi quelli sono già uniti quando vi arriva, e lo andremo a collegare al nostro cavo blu della nostra alimentazione. Poi abbiamo ovviamente il cavo della massa terra che va collegato alla massa terra, mentre gli altri due cavi, quello nero e quello marrone, vi arrivano che sono separati, appunto perché è possibile andare a collegare in vari modi questo piano cottura. Però per una presa classica a 16 ampere vanno uniti insieme come ho fatto io, vedete, quindi sono uniti in un unico cavo che andrà a collegarsi al mio cavo marrone di alimentazione. Quindi questo è quello che è il collegamento che va fatto con l'utilizzo in una presa standard da 16 ampere. Quindi questo è tutto quello che serve sapere per quanto riguarda le sue caratteristiche e misure di installazione, però adesso direi di andarlo a vedere in azione e di vedere come funziona questo piano cottura della Vevor. Andiamo!
Ed ecco qua posizionato il nostro piano cottura della Vevoro. A questo punto siamo pronti ad utilizzarlo. Allora, abbiamo quattro fuochi disponibili, come abbiamo visto prima quando abbiamo parlato delle sue caratteristiche. Abbiamo questo e questo che hanno una potenza maggiore rispetto a questo e a questo. Sì, perché loro due hanno una potenza di 1500 watt con un boost che può arrivare fino a 1800 watt, mentre questi due hanno una potenza di 1200 watt con un boost che li può far arrivare fino a 1500 watt. Quindi questi sono quelli più performanti dal punto di vista della potenza. Poi qua abbiamo tutto quello che è il nostro quadro comando, ovviamente tutto touch, non c'è nessun tasto esposto, quindi è tutto sensibile alla pressione del nostro dito. E andiamo ad analizzare adesso quali sono appunto queste funzioni che possiamo andare ad utilizzare da questo pannello di controllo. Allora, qua abbiamo il tasto d'accensione, che una volta appoggiato il dito va subito ad accendere il nostro pannello di controllo. Se non andiamo a fare niente, dopo qualche secondo in automatico andrà a spegnersi. Qua sopra abbiamo quello che è il timer, quindi possiamo andare ad impostare un timer di spegnimento del nostro piano di induzione. Con il più e il meno andremo ad aumentare e diminuire il nostro timer. Dopodiché qua sul lato sinistro abbiamo la lettera P, che serve per dare quel boost di potenza in più se volessimo avere più performance. Per quanto riguarda la potenza di riscaldamento, che come vi ho detto, andando ad attivare il boost, diventeranno questi due da 1800 watt, questi due da 1600 watt, ovviamente ognuno, e quella è la potenza massima che può raggiungere ognuno utilizzando il boost. Altrimenti, come abbiamo detto, 1500 per questi due, 1500 o 1200. Dopodiché abbiamo qua in alto a sinistra il tasto play pausa, cioè cosa vuol dire? Il tasto che andrà a mettere in pausa il nostro sistema di cottura mentre lo stiamo utilizzando, quindi andremo a fermare il tempo e andremo a mettere appunto in pausa tutto il sistema. Poi, andando ad appoggiare il dito, andremo a riattivare quello che è il sistema che stava funzionando. Dopodiché abbiamo i quattro comandi per le quattro postazioni di cottura, che ovviamente potremo andare a regolare con questo meno e più. Per fare attivare il piano cottura e regolare la potenza della cottura che vogliamo, quindi quanto venga scaldato ovviamente il cibo che abbiamo all'interno delle nostre pentole, dovremo far scorrere il dito lungo questa barra graduata. Vedete che sale il numero? Quindi a questo punto potremmo andare a dirgli quanta potenza vogliamo, 9 è il massimo, e poi potremmo scendere fino ovviamente a 1, che è il minimo che abbiamo disponibile. Stessa cosa posso fare qua sotto, ed scorro il dito e vado a regolare la potenza di cottura. Qua abbiamo un simbolo con una specie di U che lampeggia. Cosa vuol dire? Che lui sta cercando di rilevare le pentole sopra a quello che è il piano ad induzione. Quindi questo simbolo vuol dire che attualmente non sta riconoscendo o non sta rilevando nessuna pentola. Quindi, per far sì che questa U vada via, dovrò andare ad appoggiare una pentola sul piano cottura. A questo punto vedete che ha letto che c'è una pentola disponibile sul piano cottura, quindi la U è andata via, mentre da questa parte, che sarebbe questo qua sopra, non ho messo nessuna pentola, quindi a questo punto non verrà rilevata nessuna pentola e in automatico andrà a spegnersi dopo qualche secondo. Vedete che adesso si è spento. Una volta che abbiamo messo il pentolino sul piano cottura, potremo andare poi ancora a regolare la potenza ovviamente di cottura. Una volta regolata, e vedete adesso lampeggia perché si sta impostando sul 9, adesso ha impostato il numero 9, quindi la potenza massima. Per andare ad attivare il boost di potenza, per andare oltre alla potenza massima di 1500 watt, che è quello disponibile su questa postazione di cottura, per andare oltre dovremmo fare lampeggiare il numero 9 e andare a premere la lettera P. Quindi vedete che non abbiamo più il numero 9 qua fuori, ma abbiamo la lettera P. Quindi a questo punto lui andrà alla sua potenza massima, che è il boost in più, quindi passerà da 1500 watt a 1800 watt di potenza. Ovviamente, andando poi a appoggiare il dito, potremo andare a disattivare e andare a riregolare quello che è la potenza massima. Adesso vedete che l'acqua sta già per bollire, che comunque la potenza massima su un pentolino così piccolo ovviamente in poco tempo fa bollire l'acqua. Quindi adesso andiamo a spegnerlo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, che supponiamo di far andare adesso ancora questo fornello, l'ho imposto a 5, sta andando. Se io vado a rimuovere il pentolino mentre è appoggiato sopra al piano cottura, dopo qualche secondo vedete
Lui rileva che non c'è più il pentolino sopra al piano cottura, quindi c'è questa lettera U che dice: ma non trovo quello che è il mio accessorio per l'induzione, quindi se io non vado a riappoggiare nessuna pentola su quel piano cottura qua, dopo un po' di secondi lui andrà a spegnersi in maniera automatica. Vado a riappoggiarlo, vedete che adesso l'ha rilevato e ovviamente ricomincia la cottura. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è che se io vado ad accendere un fuoco, quindi supponiamo di andare ad accendere questo fuoco qua, quindi faccio così, lo metto a 6, quindi lui adesso parte, poi non rileverà il pentolino, vedete con questa U dice non trovo niente per fare il mio processo di induzione. Se io vado a prendere un pentolino che non è ad induzione, quindi non è compatibile con il piano di induzione, se lo vado ad appoggiare, lui non rileverà che c'è un pentolino, quindi per lui questo pentolino non è adatto al piano ad induzione, quindi non potete mettere qualsiasi pentola che voi vogliate mettere, ma deve essere ovviamente una pentola adatta ai piani ad induzione, o meglio compatibile anche con i piani ad induzione, perché ormai le pentole diciamo che sono compatibili un po' con tutto, sia con i piani ad induzione che col piano a gas, quindi non sono pentole dedicate al piano ad induzione, ma fanno praticamente un po' di tutto se sono pentole di ultimissima generazione. Questo è molto vecchio, quindi vedete che lui non viene rilevato. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è che c'è la possibilità di andare a bloccare tutto il pannello di controllo, nel senso che ovviamente essendo un piano totalmente touch, quindi sensibile alla pressione delle dita, si può andare magari ad accendere accidentalmente mentre lo stiamo pulendo, piuttosto che magari mentre lo stiamo utilizzando andare a regolare in maniera accidentale la potenza di fuoco, o magari non vogliamo che un bambino ci metta le mani e lo vada ad attivare, c'è la possibilità di andare a bloccare tutto il pannello di controllo. Quindi supponiamo di andare ad accenderlo, adesso vedete io posso andare a fare qualsiasi cosa in questo momento perché non è bloccato il pannello di controllo, ma supponiamo di volerlo bloccare, basterà utilizzare sempre il tasto più e meno, quello che serve per andare a aumentare e diminuire il nostro timer. Se li vado a premere contemporaneamente, ci appoggio le dita per qualche attimo, vedete esce la scritta low, quindi locked, e vedete che allora a questo punto posso fare quello che voglio, tutto è bloccato. Per andare a riabilitare il nostro piano cottura e renderlo totalmente funzionante per quanto riguarda il suo pannello di controllo, faccio così e vado a riattivarlo. Quindi se io adesso vado ad accenderlo, vedete che posso andare a regolare. Questa funzione ovviamente la possiamo utilizzare anche mentre sta andando. Vedete che io adesso ho acceso questa postazione di cottura, tengo premuto il più e il meno contemporaneamente e vedete che è uscita la scritta Locked, e quindi a questo punto verrà bloccato sul 6 e non potrò fare più niente fin quando, andando ad appoggiarci le dita ancora per qualche attimo, andrò a sbloccarlo e potrò andare a regolare il tutto. Quindi questo è tutto quello che è in grado di fare il piano cottura della Vevor. Adesso torniamo in studio e tiriamo le conclusioni. Ed eccoci tornati in studio. Quindi l'avete visto in azione, avete visto questo piano cottura della Vevor che secondo me al prezzo con cui viene venduto nello store Vevor, secondo me è un piano cottura che vale veramente i soldi con cui lo andate ad acquistare, perché secondo me comunque ci dà delle prestazioni veramente ottime. Avete visto tutto il suo pannello di controllo, le funzioni che ha, il suo sistema di sicurezza, tutto quello che è in grado di fare sia a livello di prestazioni sia a livello di regolazioni per quanto riguarda la cottura. Quindi ragazzi, lui secondo me è un prodotto che merita davvero tanto se siete interessati ad acquistare un piano cottura e non spendere cifre veramente veramente importanti. Quindi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia prova di questo piano cottura della Vevor che andrà ovviamente ad installarsi nella mia abitazione vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, ovviamente anche di lui erano arrivati degli spoiler. Sempre se va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche dello store Vevor, quando mettono dei prodotti in offerta lì li trovate, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.